Inaugurata i primi giorni di agosto, la nuova rotatoria sulla strada statale 16 Adriatica all'altezza dello svincolo per Fiorenzuola e Pesaro Città. Un intervento importante dal valore complessivo di circa 900.000 euro che rende più sicuro un tratto di strada spesso interessato da numerosi incidenti. La rotatoria è aperta da alcune settimane, ma mancano strisce e percorsi pedonali, importanti dettagli che non sono passati inosservati al vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani. Devo dire, più che mancano, da quello che so, ANAS non ha intenzione di farli. Quando avevamo presentato il progetto, ormai qualche anno fa, insieme ad ANAS erano previste le strisce pedonali proprio in corrispondenza della nuova rotatoria. Oltre a questo erano previsti dei percorsi pedonali che dovevano collegare questo attraversamento con sia le fermate degli autobus, ma soprattutto consentire alle persone di poter raggiungere la propria abitazione. Oggi è stata inaugurata, ma ero già andato su qualche giorno prima, non avevo visto gli attraversamenti pedonali, pensavo fossero da fare. In realtà, dopo che mi sono informato, mi è stato riferito che ANAS non farà gli attraversamenti pedonali. Secondo me è un errore, l'ho detto anche all'amministrazione comunale, ho chiesto all'amministrazione comunale di convocare un incontro con ANAS, perché il progetto puntava proprio a mettere in sicurezza quel punto di territorio. Da una parte, sicuramente con questa rotatoria la velocità si riduce e quindi c'è una messa in sicurezza importante, però voglio solo far notare una cosa: che se uno abita da una parte della strada non può raggiungere l'altra parte della strada, cioè se madre e figlio abitano uno da una parte e uno dall'altra, a piedi non è possibile attraversarla perché non ci sono le strisce pedonali, quindi oggi è vietato attraversare la strada. Io penso che sia impensabile che una strada che ha le abitazioni da una parte e dall'altra non abbia anche le strisce pedonali per poter consentire ai cittadini di poter attraversare in estrema sicurezza.